Per essere gentili ci vuole un gran coraggio. Spesso la gentilezza viene scambiata con la debolezza, con l'incapacità di una netta presa di posizione, con l'ingenuità. Dobbiamo essere a nostro agio con le emozioni che proviamo fino ad essere disponibili nei confronti degli altri. Forse è proprio questo il punto. Quanta disponibilità, quanta accoglienza manifestiamo nei confronti delle altre persone, in chi ci sta intorno giorno dopo giorno. Sto parlando del nostro vicino di casa, della persona che incontriamo tutti i giorni al bar, del nostro collega di lavoro, di chi ci sta seduto accanto sul bus. No, non è facile, ma ci proviamo? Spesso abbiamo paura, paura di mostrare le nostre debolezze, le nostre fragilità, convinti che queste stesse fragilità saranno il tramite con cui lasciamo aperto il varco alla sofferenza. Ma se noi stessi riconosciamo e valorizziamo questi coni d'ombra, accogliendoci e provando a toglierci la maschera di finta forza che ci mettiamo addosso, nessuno potrà colpirci, perché non c'è vulnerabilità in ciò che noi stessi accettiamo, in ciò che, nonostante le difficoltà, riconosciamo faccia parte di noi. Vivere senza gentilezza e fare un torto alle nostre emozioni e volersi anestetizzare e voler convivere con la bruttezza e l'astio feroce che circola in giro. Iniziamo dalle piccole cose, dai piccoli gesti. Per provare si comincia dai piccoli gesti, come accompagnare una conversazione con un sorriso, ad esempio, provare a dire grazie, cercare ogni tanto di mettersi nei panni degli altri, senza filtri e senza pregiudizi. Compiamo ogni giorno un piccolo gesto gentile, ribelliamoci al monocolore della forza dimostrata a tutti i costi, alla prepotenza, alla vigliaccheria delle urla che non danno nessuna possibilità di ascolto all'interlocutore. Quando ci parlano di gentilezza, siamo piuttosto presuntuosi e crediamo di averne già abbastanza, in fondo, per sopravvivere alla giungla piena di gente, spesso sgradevole e frettolosa, che è la nostra giornata. Ma perché? Forse perché fa paura sapere di avere davanti ai nostri occhi e perfettamente alla nostra portata il potere di migliorare la nostra esistenza, eppure non essere capaci a usarlo. Quando si ha più di un motivo per piangersi addosso e arrabbiarsi con la vita, si può anche compiere una scelta diversa, quella di non lasciarsi peggiorare dal dolore. Si può compiere la scelta di restare. Restare se stessi, non cedere alla tentazione di farsi cambiare. Una scelta che ha molto poco di debole e remissivo e molto invece di caparbio, di forte, di fedele. Fedeltà e fiducia nei propri valori sono quello che c'entra e possono rendere una persona equilibrata e determinata anche nel dolore. Quando il destino toglie tutto, possiamo anche decidere di non lasciare che la sofferenza e la cattiveria che abbiamo intorno si prendano l'ultima cosa bella rimasta. Noi stessi, le belle persone che siamo. È una cosa che spesso le difficoltà della vita fanno, quella di rovinare persone altrimenti meravigliose. È facile farci caso. Le persone meno gentili sono quelle che hanno sofferto di più. La sgradevolezza e l'aggressività sono dei repellenti. Un modo per alzare un muro, per tenere le persone lontane, così lontane che non possono farti del bene, ma neppure del male. Ed è anche un modo per confermare masochisticamente a noi stessi che forse tutto quello che è successo ce lo siamo meritati. Una delle tante autodistruzioni di cui siamo capaci. Ma ci sono persone che dicono di no, che si sforzano di avere la stessa gentilezza che avevano prima, quando le cose andavano bene. Queste persone possono capire che la gentilezza è più di una disposizione d'animo. La gentilezza è potere, forse il più autentico, il più forte dei poteri che una persona possa avere, perché è in grado di cambiare le cose e le persone. Dove c'è gentilezza, c'è bontà, e dove c'è bontà, c'è magia. È il potere di avere fiducia in se stessi e nel prossimo. È il potere di diffondere bontà. È il potere di far nascere sorrisi, è il potere di far sentire accolti ed essere accolti, è il potere della gratitudine esercitata e donata, è il potere di credere che si possa essere buoni, che la bontà possa vincere, che
che il modo giusto di fare le cose possa funzionare, ed è il potere grandissimo, luminoso, di prenderci cura di noi stessi e della nostra vita. La gentilezza è un dono del tutto sottovalutato, spesso scambiato con la debolezza, con l'ingenuità, e questo è un errore. C'è molta più forza in un sorriso e in parole amorevoli e attente di quanto ce ne sarà mai nella violenza, nell'astio. Ed esercitare ogni giorno la gentilezza in un mondo che l'ha dimenticata richiede un grande coraggio. Sii gentile e abbi coraggio. Per essere persone gentili, per diventarlo davvero, dobbiamo anche essere liberi. La libertà più grande è quella di scegliere. Se essere gentili vuol dire agire con amore verso gli altri, a dispetto di come loro si comporteranno con noi, allora abbiamo bisogno di una grande libertà. La libertà di scegliere parole gentili anche se gli altri sono scortesi. Ma perché possa esserci gentilezza, deve esserci coraggio.